Essendo nei pressi dell'ingresso di un cimitero, non alzerò il tono della voce per rispetto ai presenti in vita e ai presenti in morte. Quei luoghi dove sono stati tumulati, quanti assassinati da coloro che avete chiamato, o meglio sono stati chiamati eroi. Questi assassini criminali che hanno mandato a morte anziani e malati. Bene, questo sassolino sulla scarpa, dentro la scarpa ce l'avevo da un po', più che un sassolino, un macigno. Avete mandato a morire migliaia di individui, uomini e donne, indifesi, facendoli passare atroci sofferenze. Solo per il solo fatto di non rinunciare a un misero stipendio. Criminali assassini, altro che eroi. Criminali assassini. Non ve l'avevano ancora detto, ve lo dico io. Altro che eroi. Altro che eroi. Avete seguito i protocolli di un governo altrettanto criminale e assassino. Avete ceduto per denaro, vi siete corrotti, medici, personale medico, sanitario in genere, paramedico, infermieristico, tutti criminali assassini, con l'esclusione di quei medici che hanno, o personale che comunque in generale ha continuato ad operare anche a domicilio. E ad esclusione di coloro che sono stati radiati o sospesi o si sono autosospesi per non cadere in questa, per non divenire complici e cadere in questo tranello. Avete alimentato l'egregore della sofferenza, gli arconti che saranno quelli che vi consumeranno a loro volta appena sarete dall'altra parte. Non manca molto. Non manca molto, la clessidra sta facendo scendere il proprio contenuto. E il fatto stesso che vi siate compromessi con questi protocolli ha fatto sì che alla stessa maniera abbiate accettato l'inoculazione del siero magico e che quindi anche voi siete destinati a fare la stessa fine e provare le stesse sofferenze che avete causato al prossimo. Ma dall'altra parte vi aspetta un giudizio, perché a giudizio divino non si scappa e quello che avete provocato vi tornerà indietro con gli interessi, perché alla legge universale non si scappa. Causa-effetto. Quello che avete causato e provocato vi si ritorcerà contro. Tutta la sofferenza che avete impartito a quei poveri cristi abbandonati nelle sale di degenza vi si ritorcerà contro con gli interessi. È l'unica soddisfazione che in questo momento posso avere. Quindi avete alimentato le più basse energie, l'egregore della sofferenza. Vi siete prestati a questa, vi siete corrotti, vi siete prestati a questa corruzione. Siete la più bassa specie animale di questo pianeta. Comunque, l'unica soddisfazione veramente che è sapere ciò che vi aspetta. E non manca molto. Non manca molto. E quindi auguri. Non vi dico quali sono i miei auguri, ma potete immaginarvelo.